Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi nuovo video e questa qui è una mega review monomarca. Oggi si parla di Essence e vi andrò a recensire, anzi vi andremo, perché è in collaborazione anche con Mary. Vi lascio sia il suo video gemello al mio, sia il suo canale giù nell'info box. Vi ricordo di passare perché lei è bravissima a recensire. E poi in generale questo tipo di video monomarca secondo me è veramente utilissimo sia a chi si sta per approcciare alla marca a cui appunto andremo a parlare nel video stesso, sia in generale per avere una panoramica a mio avviso sul marchio stesso. Quindi, senza perdermi in ulteriori chiacchiere, vado a recensirvi singolarmente i prodotti. Quelli che non ho vi metterò la foto e soprattutto ve ne parlerò alla svelta in modo generico per non far diventare questo video lunghissimo. Se poi volete magari qualche recensione specifica o qualsiasi altra richiesta, mi raccomando lasciatemi un commentino. Per quanto riguarda il viso, vi parlo dei fondotinta in modo generico perché non ne ho nessuno da mostrare. Io comunque ho provato quello Stay All Day 16 ore, poi ho provato il Soft Mousse, insomma ne ho provati diversi, anche quello matte se non erro, e nessuno mi ha convinto più di tanto. Qualcuno perché mi durava poco, altri perché erano troppo corposi, quindi andavano veramente a segnare, però avevano una buona tenuta, ma in linea generale perché sinceramente la Essence non ha determinate colorazioni che fanno per il mio viso, o perlomeno per il mio viso nei mesi dove ho la pelle chiara, quindi a parte l'estate che riesco a trovare la mia colorazione, per il resto dell'anno sono tutte troppo scure, anche la più chiara non si sposa col mio viso e c'è comunque un minimo di stacco, in alcuni casi anche più di un minimo, di conseguenza non fanno assolutamente per me e anche se appunto riesco a trovare la mia colorazione non ce n'è nessuno che mi permette una lunghissima tenuta. Quindi in generale per me i fondotinta di Essence proprio non mi piacciono. Per quanto riguarda le cipre io ne ho provate due, una non esiste più che era la Stay Matte in polvere libera che amavo alla follia, rimaneva tutto il giorno, faceva durare di più i prodotti, insomma rimaneva opaca, mi piaceva tantissimo, faceva un effetto super lisciante. Però non esiste più, non ho provato purtroppo quella compatta, appena la proverò vi dirò se è più o meno simile. E l'altra che ho provato è della linea Pure Skin, che assolutamente non mi è piaciuta. Innanzitutto il prodotto quando l'ho comprato io puzzava, quindi c'è una cosa abominevole, e poi andava a segnare tantissimo il viso e infine non durava per niente, nel senso che mi durava quelle 4 barra ad esagerare 5 ore e poi proprio era come non averla. Quindi assolutamente se una cipria cioè la metto appositamente per farmi durare di più il tutto, per andare come ultimo step a fissare il trucco, se poi non dura lei stessa, insomma la trovo assolutamente inutile. E poi aveva una grana davvero molto, cioè ha una grana davvero molto corposa, al contrario delle altre cipre che sono abituata ad utilizzare, anche low cost, che sono davvero impalpabili, quindi rendono il viso liscissimo. Quella secondo me è troppo pesante, almeno per il mio viso, poi magari sicuramente per le pelli miste sarà sicuramente migliore l'effetto. Quindi diciamo non mi ha convinta quella cipria. Per quanto riguarda i correttori ne ho provati tre. Uno era quello doppio che penso abbiano levato o riformulato, ma ancora non l'ho provato quello nuovo. Poi ho provato quello il cover stick, quindi quello stick per i brufoletti. Devo dire che non è male per essere comunque un correttore low cost, però sicuramente prediligo più un full coverage di Kiko, che sì costa leggermente di più, però uno mi dura tutto il giorno e due la copertura è sicuramente più alta, mentre quello stick quando poi lo andate piano piano a sfumare secondo me perde molto di copertura. A me non mi hanno convinto questi due correttori. Il primo, quello doppio, non mi è piaciuto perché aveva quelle due colorazioni che secondo me non si sposano assolutamente né col viso e né col contorno occhi, quindi devo dare un'occhiata a quello nuovo riformulato, ma quello non mi era assolutamente piaciuto, poi era troppo unto per metterlo sul viso perché si spostava e andava anche bene per il contorno occhi, ma appunto le colorazioni non andavano a coprire ma bensì a ingrigire, almeno sempre parlando su di me, sulle mie occhiaie, sul mio tipo di pelle. Quello che invece mi piace assolutamente, che ricompro spesso, sarà tipo la terza o quarta confezione, è questo qui che è della linea Stay All Day 16 ore Long Lasting. È praticamente quel correttore che ha lo scovolino simile al lip gloss e questo è più che altro un correttore illuminante, come potete vedere. Poi vabbè, in questo momento sono ancora un po' abbronzata. Allora, cosa dire di questo correttore? È sicuramente un correttore che in linea generale consiglio a chi non ha tante occhiaie, quindi vuole
vuole solo dare una luminosità al contorno occhi. Se avete invece le occhiaie, tipo me, io praticamente lo metto come secondo step su quei correttori che tendono comunque a spingere il contorno occhi o semplicemente che vanno a correggere, però magari sono una diversa tonalità rispetto al resto del viso, quindi metto questo per uniformare e illuminare al tempo stesso. È un correttore che appunto io lo utilizzo come secondo step, non entra nelle pieghe perché ha una consistenza abbastanza liquidina, quindi mi ci trovo bene, e come dice qua dura anche abbastanza, non 16 ore, però comunque a me una giornata lavorativa la tiene alla grande, quindi quelle 8-9 ore tiene, resiste, quindi assolutamente mi piace tantissimo. Lo consiglio quindi sia se avete tante occhiaie ma cercate un correttore per illuminare, perché magari il correttore che utilizzate voi copre ma non illumina, oppure se siete comunque giovani e non avete bisogno di coprire ma solo illuminare, assolutamente ve lo straconsiglio. Questo lo utilizzo anche in estate quando non prendo tanto sole, che ho poche occhiaie, lo metto proprio per illuminare e mi corregge anche un minimo, quindi non lo abbino a nient'altro, quindi secondo me è davvero un buon correttore. Per il prezzo che ha mi sento di consigliarvelo. Per quanto riguarda le terre, io ho provato la Sunclub, che ce l'ho tuttora, ma l'ho data in prestito a mia sorella, gli ho detto: senti, ce l'ho tipo da 2 anni e mezzo, non riesco a terminarla, usala un pochino te per smaltirla, perché dopo 2 anni e mezzo non ce la posso fare. Ha 20 grammi se non erro, 18 di prodotto, quindi è davvero una terra enorme, è una terra opaca, non è sicuramente una terra fredda, però non è neanche caldissima, troppo aranciata, che crea troppo stacco. Mi piace molto, ha un'ottima terra, ha una profumazione di cocco, è facilmente modulabile e io ve la straconsiglio se siete alla ricerca di una terra opaca. Ripeto, non è con la giusta tonalità da contouring, però questo fa sì che la potete utilizzare anche l'estate a mo' di bronzer o proprio a mo' di cipria, come spennellata su tutto il viso, per andare a dare quell'effetto abbronzato, cosa che ovviamente gli sculpt, quindi quelli a base fredda, ovviamente non possono dare. Quindi anche sotto questo punto di vista è davvero un'ottima terra, e poi vi ripeto, ha una tenuta secondo me davvero ottima. Per quanto riguarda i blush, io ho provato solamente i Silky Touch Blush, che sono questi qua, come potete vedere, eccoli. Allora, io ho in questo momento questo qui, che è il numero 70 ed è Kissable, è davvero bellissimo, è un bel punto di rosa, quasi tendente al malva. Eccolo qua. E poi ho questo qui che è l'80 Autumn Peach, ed è quest'altro sopra, che tende ovviamente più al pescato. Cosa dire di questi blush? Sono davvero setosissimi, hanno anche un buon inci e per quanto mi riguarda durano abbastanza. Non sono tra i blush più duraturi che ovviamente ho provato, però quelle 5 ore durano abbastanza bene, rimangono abbastanza pigmentati e anche se alcuni presentano degli sbrellini non vanno ad evidenziare i pori dilatati. Quindi se magari non siete convinte se un colore può starvi bene o meno, secondo me, senza magari andare a spendere, che ne so, 20-30 euro su un blush, provate magari questi, se vi sta bene il colore poi potete anche decidere di investire magari su un blush più duraturo, almeno per quanto mi riguarda. Io ho terminato, pensate, di questi ben 3 blush, il numero 10 che è un rosino chiaro, il numero 20 che è un rosa che sta davvero bene per tutti i giorni e il numero 30 che è un bellissimo colore aranciato pescato per l'estate con tutti i glitterini oro, e mi sono piaciuti tutti e 3. Ovviamente, ripeto, non hanno un'altissima tenuta, però non sono affatto male considerando il prezzo davvero conveniente. Ma in linea generale i blush che preferisco di Essence sono quelli delle limited edition, sia per il packaging che è davvero bello, ma sia proprio per le trame, i mix che fanno. Ad esempio c'è questo che è stato quello mio preferito per l'inverno scorso, perché era un rosa luminoso, davvero bello, eccolo qua. Mi piace davvero tantissimo, vedete? Eccolo qui. Oppure comunque ci stanno insomma di altre linee, questi qua ad esempio. Quindi in generale i blush a me sono un prodottino che non ha assolutamente deluso e vi consiglio. Per quanto riguarda la categoria occhi, assolutamente secondo me un must have di Essence sono i mascara. In particolare due che mi piacciono molto sono il Lash Mania Reloaded, che è questo qui, e poi questo che sto provando da diversi mesi, almeno 4, che è il Lash Princess, però col pack
black verde. Il mio preferito in assoluto rimane comunque l'I Love Extreme nero, però devo dire che Lash Mania Reloaded si secca di meno, non crea grumi e soprattutto ha più una lunga tenuta, mentre l'I Love Extreme dopo circa 3-4 mesi si aggruma davvero tantissimo, mentre questa ha una durata a mio avviso davvero più lunga. L'effetto è un po' più naturale, però non mi dispiacciono. Danno più o meno tutti molto volume, danno allungatura e soprattutto a me tirano sulle ciglia, che è il problema principale, perché ho le ciglia che tendono molto all'ingiù. Per essere comunque dei mascara economici, veramente a me piacciono tantissimo e non hanno assolutamente niente a che invidiare a quelli più costosi. Quindi se dovete investire in Essence, secondo me i primi prodotti da provare sono sicuramente i mascara, che non vi deluderanno. Ovviamente ci sono anche qui le sole, però comunque in generale mi piacciono quasi tutti. Un altro prodotto che mi piace tantissimo è il Liquid Ink, che è un eyeliner waterproof. Allora, la cosa che non mi piace è lo scovolino, perché se non siete pratiche riuscite a fare dei casini, perché magari qualche pelucco, come in questo caso qui sotto, non so se lo vedete, però va un po' per i fatti suoi, quindi dovete stare attente quando lo stendete, perché molto spesso questi pelucchi poi non si riuniformano subitissimo col pennellino. Però se riuscite a prenderci la mano è veramente un ottimo ottimo eyeliner. La cosa che mi piace di più di questo eyeliner è che, essendo waterproof, anche se lacrimate soprattutto tanto, come me in alcuni casi purtroppo, con il troppo freddo ad esempio mi capita che spesso gli occhi lacrimano, e all'angolo interno gli eyeliner solitamente non devo applicarli, li devo applicare massimo fino a qui, a questa parte qui dell'occhio, perché poi appena vengono in contatto con la lacrima praticamente mi creano una brutta chiazza, un dialone diciamo nero su l'angolo interno, ed è un effetto bruttissimo. Questo assolutamente non mi dà questo problema, ha un tratto davvero nero bello intenso, mi piace tantissimo, quindi, ed è assolutamente economico, ha una lunghissima tenuta, tanto che lo dovete andare poi a struccare voi la sera, perché essendo waterproof ha veramente una tenuta estrema. Per quanto riguarda gli eyeliner in penna di Essence, ne ho provati un paio, non mi ricordo assolutamente i nomi, penso che erano quello della linea classica, quindi l'eyeliner pen classico, e quello waterproof, se non erro, non vorrei dire cavolate, comunque ne ho provati due. Le punte non sono male, neanche diciamo il prodotto all'interno, il problema è che si seccano davvero in fretta, quindi riuscite magari a farci diciamo 5-6 applicazioni, di conseguenza non li ho più ricomprati, perché secondo me spendere quei 2 euro, sì è vero che avete comunque una pennina che vi consente di fare la linea perfetta e precisissima, però non possono durare così poco, 5 applicazioni veramente è pochissimo, 5-6 insomma, una cosa del genere, quindi non li ho più ricomprati. Anzi, fatemi sapere se sono migliorati, se voi li usate, perché è da un po' che non li compro. Sempre per gli occhi vi parlo delle matite. Allora, vi parlo delle Long Lasting Eye Pencil, che sono queste qui automatiche, nel senso che basta che voi girate e esce appunto il prodotto. E poi vi parlo delle Gel Eye Pencil Waterproof, che sono queste qua col pack nero, e anche queste sono automatiche. Io però l'ho capito troppo tardi, infatti se vedete è tipo scena, perché principalmente all'inizio le avevo temperate. Allora, cosa dire di quelle automatiche, queste qui quindi? Allora, hanno un'ottima tenuta, non sono tutte scriventi allo stesso modo e alcune contengono dei glitter. Le mie preferite in assoluto colorate sono queste due, che sono la Celestina, che è la 17 Tutu Turquoise, e la 12 I Have a Green. Sono davvero carinissime per l'estate, da mettere magari con un trucco nude, e queste sotto mi piacciono tantissimo, hanno una buona tenuta, una buona scrivenza, e quelle opache in generale vi parlo, che non contengono glitterini, scrivono davvero bene anche all'interno, quelle con glitter no. La mia preferita in assoluto rimane comunque la nera, la 01 mi sembra, Black Fever, e la marrone. Perché però non le compro da un pezzo? Perché o non le trovo mai, o mi finiscono davvero in fretta, e poi quando vado a ricomprarle non le trovo e rosico, perché si vede che sono dei prodotti di punta, e praticamente agli stand, soprattutto quelli dove purtroppo vado io che non sono mai riforniti, non le trovo mai, quindi mi rompo e praticamente compro altre matite che non sono automatiche ma temperabili, di conseguenza hanno una durata di vita in generale molto più lunga rispetto a quelle automatiche, mentre continuo a ricomprare quelle colorate, perché
comunque utilizzandole solo stagionalmente o in generale, non tutti i giorni, al contrario della nera e della marrone che comunque le utilizzo spessissimo, hanno una vita assolutamente più lunga. Però se voi le trovate e avete degli stand forniti, secondo me sono delle matite da avere, proprio dei must have. Anche questa qui appunto della linea Gel Eyeliner mi piace tantissimo, ha un tratto anche questo davvero molto molto scrivente, eccola qui. Il colore in particolare che ho io è davvero stupendo, è tipo un color petrolio molto molto bello e mi piace appunto perché scrive tantissimo. Io però la utilizzo soprattutto sotto o come riga proprio di eyeliner, perché contiene dei glitterini che alcune volte mi hanno fatto lacrimare, quindi non l'ho più utilizzata. Poi per quanto riguarda invece i prodotti per sopracciglia, ho provato il gel fissatore che devo dire a me non mi dispiace, nel senso che su di me insomma fissa le sopracciglia devo dire abbastanza bene. Lo compro ogni tanto, insomma non sempre, ecco, perché dipende un po' dai periodi. A volte preferisco utilizzare sempre e solo la matita, quindi non mi serve a niente. Altre volte invece magari quando esco di corsa preferisco magari fissarle con il gel senza usare la matita, perché fondamentalmente non soffro tipo di buchetti o cose del genere. Ecco, già le sopracciglia, fortunatamente almeno quelle belle, ecco, carine, che mi piacciono. E però invece come matita assolutamente mi piace tantissimo questa qui, che è appunto della Essence e si chiama Eyebrow Design. La mia è la colorazione 2. La pecca di Essence anche qui è che non fa tantissime colorazioni, quindi o vi vanno bene quelle tre che hanno in gamma o praticamente vi attaccate. Comunque a me piace, è dura, non troppo ma neanche troppo poco, quindi non va dove gli pare, ecco. E poi appunto ha il suo pennellino sul tappino, quindi vi consente anche di andare a sfumare il prodotto, dura tutto il giorno, mi ci trovo davvero benissimo, è una delle matite low cost migliori che abbia provato, soprattutto dal punto di vista della tenuta. Per quanto riguarda gli ombretti, Essence ne fa diversi. Ci sono i 3D eyeshadows, che sono praticamente degli ombretti duo luminosi, quindi a chi non piace il genere evitateli. Comunque sono abbastanza pigmentati, sono più che altro luminosissimi, quindi li consiglio soprattutto se volete utilizzarli diciamo abbinati ad altri, perché non riuscite a creare un look solo con questi due ombretti. E sono carini soprattutto l'estate, magari da mettere un opaco nella piega, e questo qui sulla palpebra per un trucco quotidiano veloce, non mi dispiacciono sinceramente. Poi ci sono quelli metal, che praticamente io ho il rosa e il marrone, che sono questi due, che io li avevo comprati perché praticamente quando li vedete esposti hanno sopra tutta una patina di glitter, che poi ovviamente è solo una patina superficiale, poi vedete non presentano assolutamente dei glitter, rimangono comunque degli ombretti abbastanza pigmentati, hanno una sorta di cremosità, insomma sono carini, però se ne applicate troppi sfarinano molto, oppure creano quell'effetto carta pecora, insomma, che si sgretolano se ne applicate troppo o se lacrimo, quindi non mi... cioè nel senso, se non avete questi problemi assolutamente che ne applicate poco per volta e non vi capita magari di utilizzare quei pennelli che prelevano troppo prodotto o vi scordate di sbattere il pennello e non lacrimate, secondo me possono anche andare bene. Io essendo abituata comunque a ombretti tipo Urban Decay e tutto, non li reputo assolutamente all'altezza. E poi ci sono quelli della linea normale, che alcuni a seconda dei casi sono pigmentati e altri un po' di meno, vi va un po' diciamola tutta a culo. Eccolo qui, ho questo grigino che l'hanno levato, comunque non mi dispiace affatto. Ci sono alcuni che vi capitano che sono buoni, altri invece che magari andandoli lì a sbocciare sembrano bellissimi, poi una volta sfumati da verdi diventano tipo verde chiaro, perché perdono davvero tantissimo di intensità sfumandoli. Comunque per il prezzo che hanno, tipo di 1,99 €, se cercate magari un colore particolare e non avete voglia di spendere tanto, potete provarli, insomma al massimo poi dedicate i vostri soldi a degli ombretti più costosi. Per quanto riguarda le labbra, mi piacciono tantissimo i loro lipstick, questi qui a lunga tenuta, perché hanno effettivamente una buona tenuta di... e poi sono dei rossetti belli pigmentati, anche magari nude, e assolutamente soprattutto i nude mi piacciono tantissimo, perché ad esempio io posseggo anche quelli di MAC, che mi durano tali e quali ai long lasting di Essence. Ovviamente mentre quelli più pigmentati, più colorati, prediligo assolutamente quelli di MAC, sia per confortevolezza, sia
per stesura sia per tenuta. Quelli nude devo dire che mi durano tali e quali a quelli di MAC, quindi assolutamente io vi consiglio i rossetti di Essence. In particolare io adoro tantissimo questo qui, che è il nude del numero 07, che mi piace davvero tantissimo, è il mio rossetto per l'uso quotidiano. Per quanto riguarda le matite labbra, anch'esse mi piacciono davvero tantissimo, io ve ne mostro due, che sono una nude e una rossa. La nude è la mia preferita in generale delle matite nude, che è la numero 11 in The Nude, e invece la rossa è la 10 Femme Fatale. Sono davvero molto pigmentate per essere delle matite labbra, hanno una consistenza che è a metà tra il troppo duro e il troppo morbido, quindi possono facilmente essere utilizzate su tutte le labbra. Non delineano tantissimo bene il contorno labbra, soprattutto se fate un po' di pressione quando le andate a stendere, perché essendo leggermente cremose vanno proprio a non sgretolarsi, però insomma nel senso si spiaccicano, come dire, ecco, questi termini super tecnici, però penso abbiate capito. Però se appunto ci state attente, devo dire che delineano abbastanza bene, a me piacciono anche su tutte le labbra. E poi ci picchietto un lip gloss, devo dire che l'effetto mi piace tantissimo e ve le consiglio, perché costano tipo 1,19€, veramente pochissimo. Per quanto riguarda i pennelli, e poi vi lascio, non parliamo assolutamente di prodotti skincare, mi piacciono in linea generale tutti, considerando anche qui il prezzo davvero economico rispetto a tutti gli altri in commercio. Allora, in particolare io adoro proprio più di tutti quelli per gli occhi, e in particolare nella categoria occhi quelli di eyeliner. Nel tempo li hanno cambiati, prima erano blu, poi viola, poi fucsia, ora non mi ricordo bene il lasso di tempo, però mi sono sempre piaciuti tutti, ho anche quello viola ma è sporco quindi è nero e non ve lo mostro. Però in linea generale a me quelli di eyeliner piacciono davvero tutti, perché sono compatti, riesco a stenderci l'eyeliner in una maniera impeccabile, soprattutto gli eyeliner ovviamente parlo in gel. E anche quelli per il viso non sono male. Niente ragazze e ragazzi, il video è terminato, questa è un po' la panoramica generale dei prodotti Essence. Mi sono dimenticata di parlarvi degli smalti. Gli smalti della linea normale, quelli colorati, non mi piacciono perché a me durano pochissimo. Se cercate comunque dei colori particolari e non volete investire tanto, assolutamente ve li consiglio. Però per quanto mi riguarda, io vi consiglio le lime, che sono favolose. Mi piacciono le goccine asciuga smalto e lo spray però dura poco, e in linea generale adoro i loro prodotti per la manicure, quindi i top coat, i biscott sono davvero favolosi, quindi quelli ve li consiglio tantissimo. Io spero che questo video vi abbia interessato, il prossimo sarà sicuramente Kiko. Fatemi sapere se vi può interessare, quale marca volete recensita prima di un'altra, insomma se vi può piacere questo genere di video. E vi ricordo che se il video vi è piaciuto, vi ha tenuto compagnia, di spolliciare, mi raccomando, e di condividere il video su qualsiasi piattaforma voi vogliate. Vi mando un bacio e vi ringrazio per averlo visto, e mi raccomando, passate da me. Ciao!